Morto Silvio Berlusconi, vivo e vegeto è il berlusconismo, inteso come idea che tutto si compra e tutto si vende. Berlusconi è stato un grande personaggio carismatico. Ha saputo assecondare le debolezze degli italiani per capitalizzarle a suo favore. Ha speso un'intera vita ad accerchiarsi di yes men per tutelare i propri interessi. E ci è riuscito perché lungo il suo percorso ha trovato collaboratori fedeli in tutti i gangli della società che gli hanno concesso ciò che altri non si sarebbero potuti permettere. Imprenditori, avvocati, giornalisti, politici e persino giudici. Berlusconi comprava tutti, comprava chiunque si rendeva disponibile a servirlo. È riuscito a far credere di essere un perseguitato e a far credere di essersi fatto da solo. Ma Berlusconi era figlio del proprietario della banca Rasini, non proprio un poverello. Ha iniziato come imprenditore edile e con grande spregiudicatezza ha arraffato più che ha potuto perché aveva capito che con i soldi avrebbe potuto comprarsi gli italiani. La banca Rasini è stata il crocevia di tanti soldi, i cosiddetti fondi neri, di cui le inchieste negli anni non sono mai riuscite a chiarire la provenienza. Berlusconi era iscritto alla loggia P2. E con la sua propensione all'azzardo e anche al rischio, ha corrotto i piani alti del paese. Dopo aver speculato nell'edilizia, si è buttato nell'editoria. Ha corrotto un giudice per farsi assegnare la Mondadori. Ha corrotto l'allora premier Bettino Craxi con almeno 9 miliardi di vecchie lire su un conto svizzero per farsi consegnare il monopolio dell'editoria televisiva. Ha corrotto la finanza per far ammorbidire i controlli nelle sue aziende e ha portato i finanzieri in Parlamento. Ha comprato il Milan per garantirsi tanti voti, ma soprattutto ha pagato per anni con almeno 600 milioni di lire a botta Cosa Nostra per aggraziarsi la Sicilia e ambire alla scalata Palazzo Chigi. Berlusconi è riuscito ad arrivare nelle istituzioni per trasformarle in organi al proprio servizio. Ha rivoluzionato anche in positivo il modo di fare televisione, ma al tempo stesso l'ha militarizzata di servi e di lacchè che lo hanno celebrato. Si è accerchiato di un esercito di cortigiani che spesso lo hanno spremuto fino a che hanno potuto, olgettine comprese. Berlusconi è morto da indagato come mandante delle stragi di mafia. Dopo quasi 40 anni di vita pubblica, Berlusconi si lascia dietro i finti piagnistei, mentre gli eredi sotto sotto ridono contenti dell'impero che si ritrovano. Ora che il re è morto, attendiamo i Graviano e i Baiardo con rivelazioni postume che serviranno magari a diradare le nubi che avvolgono il personaggio. Sentiremo che per come è stato per Bettino Craxi, bisognerà intitolare vie e piazze a Berlusconi. Alla fine, consentitemi di dire che con la morte di un corruttore così capace, una democrazia ha solo da guadagnarci, ben sapendo che per l'Italia il problema non è stato Berlusconi, il problema sono stati gli italiani. E Giorgia Meloni col suo governo attuale è la sua continuazione. La tutrice degli interessi degli eredi di Berlusconi è la sua viva e prospera sopravvivenza istituzionale. E con questo faccio le mie umili e forse inutili condoglianze ai cari di Silvio Berlusconi.